Prima di cominciare il video voglio rinnovare questa annunciazione che ho fatto anche precedentemente, ovvero che ho aperto un canale su Twitch, quindi se andate all'indirizzo che vi indico adesso in sovraimpressione oppure nei commenti o in descrizione, potete anche trovare il mio canale appunto di Twitch, dove farò vedere alcuni dei miei allenamenti e farò anche vedere delle gare che faccio un po' in tranquillità quando sono meno determinato e quindi niente, è un altro canale per poterci tenere in contatto. Ciao a tutti, questo è Assetto Corsa Competizione e queste sono alcune delle mie prime gare online che ho fatto su questo titolo. Finalmente adesso ho un PC in grado di far girare il blocco nota a più di 60 frame al secondo, quindi adesso posso anche utilizzare quei titoli un po' più simulativi, tra virgolette, come Assetto Corsa Competizione e R-Factor. Mi sono accorto nella lista dei partecipanti che ci stava un tale Jay Trulli, cioè come il vecchio pilota di Formula 1, e quindi ha. Mi stavo chiedendo se fosse effettivamente il vero Jarno Trulli, però poi nella chat mi appare un LOL detto da Jarno Trulli. Io adesso non credo che il buon Jarno sia tipo da dire LOL nelle chat, quindi purtroppo non credo che sia il vero Jarno Trulli, però facciamo finta che sia effettivamente il nostro buon Jarno, anche perché poi alla fine c'è, cioè, tra tutti i piloti di Formula 1 che tu puoi cercare di impersonare, perché proprio Jarno Trulli, cioè. Mi verrebbero in mente altri esempi, però lasciamo stare, facciamo finta che noi stiamo effettivamente gareggiando con gli Jarno Trulli. Partiamo adesso nel circuito di Zolder, un circuito abbastanza simpatico e fortunatamente mi ricordo dai tempi del vecchio Project Cars, il primo Project Cars. E vediamo che c'è subito Caciara con io che mi difendo all'interno da un'altra persona, giusto per far dare un po' di contesto. Io sto guidando adesso una Porsche 911. E sto difendendo per ora abbastanza bene da questa Audi, anche perché poi qua all'interno è abbastanza sicuro come posto. Però poi dopo, in uscire di curva, io ho un problemino, mentre invece l'Audi non ce l'ha, infatti mi svernicia completamente prima della chicane. E poi do anche modo a un'altra Ferrari di insinuarsi, un po' approfittando anche di questa mia debacle. Però ha un'uscita non molto ragguardevole, io invece ce l'ho e quindi provo a sorpassarlo all'esterno alla chicane successiva, cosa che mi riesce, ma la mia uscita continua a essere non molto ragguardevole. Infatti la Ferrari mi risorpassa con una semplicità un po' imbarazzante. Siamo quasi alla fine del primo giro, è già successa un bel po' di cagnara. Adesso la Ferrari viola si difende dal mio attacco, ma va leggermente lunga. Io tento di approfittarne a fare un incrocio di traiettoria, ma poi mi ritrovo in un sandwich di vetture fatto anche dall'Audi e quindi dopo questa lasagna in uscita di curva, purtroppo non dico che ho la peggio perché l'Audi forse ha avuto un po' la peggio, ma a parte vari morti e feriti, ho un po' di danni rispetto a questa vettura che non ho notato subito, però poi dopo mi sono accorto effettivamente che la guidabilità di questa vettura non era la stessa rispetto a prima, infatti lo vedrete più avanti come andrà a finire. Vengo nuovamente risorpassato da un'altra vettura, perché no? Tanto ormai ci siamo abituati, mentre stiamo per affrontare il giro successivo. Quando poi appunto perdo la vettura in modo abbastanza goffo, però penso che questo sia più colpa dei danni che ho ricevuto precedentemente, l'alterco che ho avuto prima. Poi si passa al giro 6, che ho avuto fondamentalmente una gara miserabile, senza incontrare nessuno, quando approfitto di un errore fatto da un altro pilota. E lo sorpasso anche un po'. Ero entrato un po' nel panico perché poi comunque stavo perdendo pure la vettura. Dato che comunque ho dovuto fare una manovra evasiva per cercare di sbolognarmelo. Però comunque questa è un'altra posizione guadagnata, cosa che è ottima. Mentre adesso stiamo affrontando la fine. No, aspetta, siamo ancora a 3 minuti dalla fine della gara, quindi penso ancora a 2-3 giri. Quando poi purtroppo perdo nuovamente la vettura, vado un sovrasterzo un po' ignorante e quindi do il colpo di grazia. E purtroppo davanti al buon Jarno Trulli non sono riuscito a fare una gara
degna del suo nome. Passiamo invece alla gara successiva, fatta sempre nello stesso server, quindi vuol dire che comunque le impostazioni erano le stesse. E la gara però non comincia con i migliori auspici, infatti vengo subito accompagnato gentilmente nella lettiera del gatto a destra, però anche altre persone sono state accompagnate, quindi alla fine ho perso le posizioni e ne ho guadagnate delle altre. Ci ritroviamo poi alla fine del giro, dove approfitto di una andata a muro, anzi andata a ghiaia, di un'altra persona, e quindi ci ritroviamo in quella che dovrebbe essere la decima posizione. Stiamo inseguendo adesso quest'altra Ferrari di Olson, che credo sarà uno scandinavo, poi magari sarà della provincia di Pordenone, però questo non lo sapremo mai. E quindi stiamo per affrontare il secondo giro, quello che in effetti è il secondo giro. Io tento di farmi vedere subito, anche per fargliela fare un po' addosso, e effettivamente è riuscito, perché è andato leggermente lungo. Io quindi tento di approfittarne andando all'esterno, roba che non è semplicissima, però lui va all'interno e va lungo successivamente, quindi posso fare un ottimo incrocio di traiettoria, e questo mi permette di superare il buon Olson da Pordenone. Quindi ottima manovra. Insomma, ero abbastanza fiero, l'avevo fatto un po' come quel meme di Bonolis che si dà delle arie. Comunque ottimo sorpasso. Adesso sta a me cercare di raggiungere gli altri. L'altro si chiama Bradbury, un po' come il famoso Steven Bradbury, quello che ha vinto le Olimpiadi quando tutti sono caduti per terra nella gara di pattinaggio su ghiaccio. Lui invece ha una Honda Castrol, che non dovrebbe essere la migliore del gioco, infatti ha una ripresa un po' pezzente. Io tento di buttarmi verso l'interno e cercare di sorpassarlo. Mi butto con una staccata, però non riesco ad affondare il colpo, purtroppo. Troppo timido. Tento adesso invece di avere un'ottima accelerazione in uscita e fare un po' come ho fatto precedentemente con Olson da Pordenone. Però purtroppo questa volta il trucchetto non ha funzionato, e quindi devo accodarmi a Steven Bradbury, che abbiamo un passo abbastanza simile, facciamo bene o male lo stesso tipo di cappellate, io un po' in uscita, lui un po' in entrata. Però adesso passiamo al giro successivo, nello stesso punto del tracciato precedentemente, e però in questo caso ho un'uscita un po' ballerina. Io purtroppo faccio questo errore in uscita e lui prende terreno, anzi mi faccio anche sorpassare da un'altra Porsche che ne approfitta senza nemmeno pensarci due volte. Oh, in questo gioco non puoi fare un errore che subito vieni castigato, tant'è che un'altra persona ha fatto un errore ben più grave del mio e riesco a sorpassarlo. Perché non devo avere mai una gioia, invece vengo abbassato da un'altra persona, tale Unland, un altro nome scandinavo di Pordenone. E quindi niente, vedo queste macchine passarmi in modo abbastanza semplice, purtroppo, e devo accodarmi in decima posizione. Ero abbastanza determinato però a chiudere il gap tra questa coppia, perché mi aspettavo di sicuro un po' di bagarre tra i due, cosa che avviene al giro successivo, dove Unland fa la finta di andare all'esterno, poi si butta all'interno di Steven Bradbury e quindi ottiene questo bel sorpasso. Ma in tutto questo ovviamente rallentano tantissimo, io quindi tento di approfittarne di queste traiettorie un po' compromesse di Steven Bradbury e provo a fare l'incrocio traiettoria che già mi era riuscito prima, però questa volta non è andata proprio benissimo, quindi devo ovviamente accodarmi al buon Steven Bradbury. Però la cosa buona è che comunque ormai facevo parte proprio della lotta vera e propria, quando stiamo per affrontare la prima chicane lenta di questo tracciato, dove in uscita Unland torna a Pordenone e quindi guadagniamo una posizione con Bradbury, che pure rallenta tantissimo, quindi posso tentare l'attacco all'interno alla chicane successiva. Però purtroppo niente da fare, sono leggermente poco aggressivo, però sbaglia completamente la chicane Bradbury e io ne approfitto in un modo anche che ricorda il buon Steven Bradbury stesso, e quindi sorpasso due persone in un modo abbastanza ignorante. Alla fine non succede più niente per il resto della gara, a parte che approfitto anche di un errore di un'altra persona e quindi salgo clamorosamente in sesta posizione dopo che ho marinato nelle posizioni tipo la decima o altre robe del genere, quindi almeno questa gara è andata leggermente meglio rispetto a quella precedente. Per l'ultima gara di questa giornata ho invece deciso di utilizzare la Ferrari, che quindi ritorna su questo canale.
Partenza ancora una volta un po' incasinata con Super Santos col BMW che si butta a pesce in prima curva e fa girare anche un Aston Martin verde, mentre in tutto questo altre macchine tentano di fare un sandwich. Io tento di buttarmi all'interno di quest'altro mio avversario che comunque riesce a mantenere l'esterno e purtroppo niente, mi sorpassa. Quando poi Super Santos continua a essere protagonista di queste prime fasi di gara, perché va leggermente fuori in uscita di curva e quindi riesco a sorpassarlo, però per la serie è mai una gioia, vengo anche risorpassato da un'altra Lamborghini quando entriamo nella chicane, nella prima chicane lenta, quando a un certo punto succede un casino con una Porsche che contravvenendo a d'ogni legge del ritegno va completamente senza frenare alla chicane, anche se poi penso che fosse stato un errore genuino perché si è scusato successivamente in chat. Però fatto sta che comunque ho recuperato un paio di posizioni non facendo cose particolarmente brillanti. Mi ritrovo alla fine del giro con davanti io tale Beltraz, e purtroppo affronto la chicane in un modo troppo veloce e quindi purtroppo sono costretto a cedere la posizione al buon Super Santos, pilota che è sicuramente più veloce del sottoscritto, ma è anche vero che fa diversi errori. Affrontiamo adesso la prima curva del secondo giro, quando vediamo una specie di apocalisse zombie che si è palesata in uscita dalla prima curva, e quindi guadagno altre posizioni senza fare un cacchio. Roba molto positiva per il sottoscritto, però vorrei anche qualche battaglia vera in pista, cosa che spero di avere successivamente con Super Santos. Andiamo più avanti nel giro e Beltraz va a lungo alla chicane, la seconda chicane lenta, mentre Super Santos la perde completamente, quindi io non solo guadagno la posizione rispetto a Super Santos, ma poi anche guadagno anche un po' di terreno rispetto a Beltraz, quindi ho preso due piccioni con una fava solamente stando in pista. Andiamo più avanti però e all'uscita di questa curva, dove ho sempre avuto un po' di problemini, dove andavo leggermente troppo fuori in uscita, vado appunto fuori in uscita, quindi vado un po' nella ghiaia, rallento tantissimo, e di questo ne approfitta questa Aston Martin verde che si era pure girata all'inizio e sembra di uno della tribù degli Alapao, perché sembra il nome di un nativo americano, di una tribù nativo americana. Fatto sta che però ci ha sorpassato con una semplicità ignorante e quindi devo essere purtroppo costretto a guardare i suoi fanali per il momento. Io comunque riesco a stargli abbastanza dietro, almeno fino a questo punto, tant'è che mi ritrovo sempre nei suoi scarichi successivamente, quando affrontiamo la prima chicane lenta, dove però ho un'ennesima uscita poco felice, e di questo non approfitta solamente una persona, ma ne approfittano due, tra cui anche quello là che aveva fatto strike all'inizio, cosa che non faceva presagire niente di buono. E niente, io purtroppo sto perdendo posizioni come un radiatore perde acqua, cosa che non mi fa molto piacere, però io comunque riesco a stare nel ritmo di queste persone. Io purtroppo sono solamente i piccoli errori che fanno la differenza, soprattutto in un tracciato come questo, dove le ripartenze sono assolutamente importantissime. Andiamo poi successivamente dove c'è una persona, anzi Super Santos, che si è spiaggiato completamente, ha deciso di farla finita con questo strazio, mentre noi stiamo sempre all'inseguimento di queste tre vetture, anzi la Porsche che aveva fatto strike all'inizio ha preso un po' il largo rispetto alla Pau e a quest'altra Aston Martin grigia, e quindi devo solamente cercare di andare quanto più forte possibile in questi ultimi giri di gara, quando improvvisamente all'uscita della chicane lenta alla Pau ci saluta e anche l'altra Aston Martin rallenta tantissimo. Io quindi adesso ne devo assolutamente approfittare, quindi mi butto all'interno e, contrariamente come ho fatto in precedenza, riesco a sferrare il colpo decisivo, questo nonostante il fatto che comunque avessi il terrore di finire lungo a quella chicane e sarebbe stata completamente la fine. Adesso tutto sta nel rinduzzare gli attacchi di questa Aston Martin grigia. Lui prova timidamente a farsi vedere negli specchietti alla prima chicane lenta, però questo primo tentativo non riesce a assorbire gli effetti sperati, perché fondamentalmente io continuo ad andare per la mia traiettoria senza avere rallentamenti di sorta. Però adesso c'è un'altra chicane lenta in cui il sorpasso non è molto difficile. Io però purtroppo vado leggermente lungo, lui tenta di farsi molto pericoloso andando a cercare un incrocio di traiettoria che però non riesce a trovare. Io quindi
riesco a chiudere tutte le porte possibili immaginabili, e poi da questo punto in poi la gara si è un po' tranquillizzata e non ha avuto più modo di potermi riattaccare. Finisco quindi con un mediocre nono posto, però con una bella battaglia. Io questa quindi vi saluto e ci sentiamo alla prossima.